Ciao a tutti e tutte, anzi tutto. Oggi è l'11 ottobre, la giornata internazionale del coming out, ed è una ricorrenza voluta per sottolineare l'importanza per tutte le persone LGBTQIA di dichiarare ad amici, familiari e colleghi il proprio orientamento sessuale. Perché vergognarci, reprimerci e nasconderci ci toglie il diritto fondamentale di vivere la nostra vita ed essere felici, e anche per educare la società ad accogliere e amare ogni persona, indipendentemente dal suo orientamento. E il mio primo coming out l'ho fatto con un mio amico la vigilia di Natale, parcheggiato in quattro frecce sulla fermata del bus sotto casa sua, e tremavo come se stessi per confessare un crimine. Il secondo è stato col mio migliore amico, anzi io preferisco chiamarlo fratello, alla fermata M1 di Molino Dorino a Milano. Stavamo per andare al Cartoomix e gli dissi: oggi in fiera viene a trovarmi un amico che non conosci, è gay come me. E lui si è messo a ridere. Il terzo, molto importante, è stato in montagna con degli amici di Rovereto, che sono la mia seconda famiglia. Avevo questa maglietta del Commodore 64 e dissi: questa maglietta rappresenta le mie più due grandi passioni. La prima è l'informatica, e ancora prima che finissi la frase mi chiesero: e la seconda? E io: è la bandiera Rainbow. E il più recente l'ho fatto poche settimane fa con un amico, ero a Milano e gli dissi: tu sei la prima persona etero che incontro a Milano da 2 anni a questa parte. E adesso ci scherzo sopra, sono libero, sono cresciuto e sono amato più di prima, se questo fosse possibile, perché sono sempre stato molto amato. E un abbraccio fortissimo a tutti gli amici, le persone che mi sono vicine, mi sono sempre state vicine, e nei momenti felici della mia vita e ancora di più in quelli difficili. E un invito a tutti quelli che si troveranno dalle parti di Bolzano alle ore 20 di fare un salto, se potete, al Centaurus in via Galilei 4A, per condividere questa importante ricorrenza. Un bacio a tutti. Bye!